Sportivissima come lei alle Olimpiadi degli attori, che cosa rappresenta per lei? Ma è una cosa di gruppo, è una cosa di piacere, è una cosa di fare anche qualcosa per i bambini. Quindi, una cosa bella. Lei ha appena vinto la gara dello slalom con la ginnastica. I suoi prossimi impegni? Una serie televisiva per il canale 5 che si chiama Quelli della Speciale. Di che cosa tratta? Alla fine dell'anno. È una cosa poliziesco comico. Quest'anno le Olimpiadi degli attori a Campitello, come vi siete trovati? Io ho rischiato di perdermi, non di trovarmi con questa nebbia. Mi sarebbe piaciuto conoscere anche questi campi che mi dicono molto belli, purtroppo non siamo riusciti a farlo. A quali giochi ha partecipato? Io a nessuno, io sono qui per lavorare esattamente come voi, devo fare un servizio per Rete4 e... Però se ci fosse stata una buona visibilità avrei unito l'utile al dilettevole e avrei fatto qualche discesa perché a me sciare piace veramente molto. In che programmi la vedremo prossimamente sui teleschermi? Io faccio una trasmissione ogni domenica mattina appunto su Rete4 che è quella che avrei dovuto registrare qui e poi... Sto preparando il premio Mozart, che è una rassegna di giovani concertisti e che verrà ripresa a Ginevra, verrà registrata a Ginevra, non so se da una televisione privata o dalla RAI. Qui a Campitello l'ultimo giorno, come mai non è venuto in tempo per partecipare ai giochi? Ero impegnato in studio di registrazione a Milano, no? Poi mi hanno detto di essere qui appunto nella chiusura di questa festa importante per mettere la firma sul libro di questo primo anno, appunto il villaggio per i fanciulli, e penso che sia una cosa veramente importante. Quanto è comunque importante questo momento di incontro per gli attori alle Olimpiadi così sulla neve, un po' scherzoso e più che agonistico? Io devo dire che ben vengano queste cose, perché solitamente non ci si incontra spesso, quindi queste sono anche occasioni per stare tutti uniti e fare anche delle opere di bene, come in questo caso, insomma, opere importanti, significative, insomma, sociali. Che cosa sentiremo di nuovo di Tullio De Piscopo a breve scadenza? Ma io sto preparando un nuovo album che spero che, ma senz'altro voglio che esca nel 92, perché è un anno molto forte. Come si chiamerà? Ma che ritmo vuoi? L'interrogativo. Era già stato a Campitello e la prima volta? Così. La prima volta. Allora auguri, buona permanenza. Spero di poter vedere qualcosa, perché Canebbi per chi sta a Milano. Maria, vorrei fare omaggio alle Olimpiadi qui a Campitello, come sono andate?
Ebbene, sono stata accusata di eccesso di spericolatezza perché ieri nella gara dell'automobile, dello slalom con l'automobile, insieme a Ghione pare che siamo stati un po' troppo professionali, quindi uscendo abbiamo avuto un tempo di frenata difficile. Però il tempo non ci ha aiutato molto quest'anno, non ho potuto godermi il panorama dall'alto. Auguriamoci che il prossimo anno Campitello ci accolga con un sorriso di sole. Dunque tornerete a Campitello, vi è piaciuto? Ma questo non dipende da noi. Siamo a Campitello per la costruzione di questo villaggio dei bambini su iniziativa della Babette Calarà e tutti noi siamo qui solidali per questo. È importante quando si fa un lavoro pubblico poter spendere il proprio nome, la propria attività anche per un'iniziativa che vuole essere soltanto un esempio, cioè non è l'unica cosa che conta, un esempio stimolante per tutti coloro, ognuno di noi può fare qualcosa per l'altro, a cominciare dall'offrire un sorriso camminando. E questa è anche un'occasione per voi attori di creare rapporti di amicizia o di eliminare magari i rancori che sono più vivi nel mondo del lavoro? Beh sì, anche perché scaricando valigie o facendo uno slalom oppure suonando una campanella o inciampando nella neve si torna a essere bambini e come i fanciulli tutto si dimentica più velocemente. Non si è come i grandi attaccati alle cose, ma invece si valorizza di più quello che è il lato umano e spirituale di ognuno di noi. I prossimi programmi di lavoro di Maria Rosaria Omaggio? Io sto ancora girando Edera, è il primo lungo teleromanzo prodotto da Canale 5 Europa che andrà in onda a partire dal 18 febbraio la prima puntata, è lungo come Twin Peaks, più complicato di Dynasty e Dallas e udite udite faccio la cattiva, mi chiamo Leona e sono terribile, attenti al mio anello della mano destra. Grazie. Come sono andate queste Olimpiadi sulla neve? Com'è stato questo periodo qui a Campitello? Beh, è stato abbastanza buono, come tutte le cose, sono stata una bella vacanza e poi siamo stati insieme tra amici e tra persone che ci hanno accolto con molto affetto. Certo, il tempo purtroppo non ci ha aiutato. I giochi come sono andati? I giochi bene, io sono arrivata giovedì, insomma, quindi fra una cosa e un'altra non ne ho fatti molti, però erano molto divertenti, sia da fare e mi sembra anche da vedere, insomma, perché la gente si è divertita molto. I suoi prossimi impegni? I miei prossimi impegni dovrebbero essere la ripresa del mio Sereno Variabile da maggio, una cosa in teatro però un pochino prima di cominciare questo e subito dopo ancora teatro. Voi siete degli abitué di Campitello, venite qui a passare le vacanze, vi siete divertiti di più quest'anno con queste Olimpiadi? Sì, è stato molto bello. Chi avete seguito di più, chi avete cercato di vedere tra gli attori conosciuti? Beh, Clayton Norcross. Avete avuto modo di vederlo? Sì, anche se era un poco scostante, però siamo riusciti. Perché un po' scostante? Beh, non... cerchiamo di dargli fastidio, ma vacilliamo un po' troppo. Beh, eravamo tutto l'esercito femminile, tutto alle sue costole. E invece quelli più disponibili? Michele Placido. E Valerio Mero, la prima molto. Per ora per adesso questi due. Come vi sono? Anche tu di questo è bello. Ma tu balli in un balletto di Valerio Merola? Sì, studio a Roma e ho avuto l'opportunità di lavorare con lui quest'anno. Come ti sei trovata? Che cosa fai? Non ancora abbiamo cominciato, comunque penso che mi troverò bene perché è molto simpatico. Signora, lei lavora in uno degli alberghi di Campitello che hanno ospitato gli attori. A parte il vantaggio economico che comunque questa manifestazione ha portato, che cosa ha significato per voi? Ma per noi significa molto, soprattutto per il villaggio dei bambini del mondo. Ed è stata un'esperienza bellissima, anche se molto faticosa per noi perché non eravamo preparati a questo discorso,
anche se sapevamo da parecchi mesi che si doveva fare questa manifestazione. Però tutto sommato è andata bene, c'è stata molta confusione, però è andata abbastanza bene. Ed è merito del sindaco di San Massimo, il signor Salvatore Muccilli, che si è occupato di tutto. E dopo aver avuto modo di incontrare sulle piste e nei luoghi di ritrovo personaggi famosi e avvicinabili come non mai, i consueti frequentatori di Campitello sono tornati a godersi le incantevoli piste del Matese in attesa della prossima edizione delle Olimpiadi, che probabilmente si svolgerà ancora sulle candide nevi molisane, nella speranza che le condizioni meteorologiche siano più clementi.